Stay over a tutti ragazzi, amici, e stay over tutti a casa. Sì, ci sarebbe da dire in questo periodo. So che è uscito un video abbastanza interessante qualche giorno fa. Dicono che è stato già rimbalzato da diverse parti. Anche la nostra, insomma, la nostra postazione, dove siamo, si è un po' rimodernata. Adesso stiamo facendo anche video per le scuole, stiamo facendo video per aziende, quelle che insomma stanno un po' più ferme, non possono accedere. Insomma ragazzi, in questo periodo è un periodo di scombussolamento un po' per tutti. Però ragazzi, guardiamo il lato positivo, possiamo stare a casa e possiamo sbustare il nuovissimo, bellissimo prodotto che sta per uscire, Dual Overload, che esce tra l'altro, guarda, beffarda ironia del destino, proprio il giorno del mio compleanno. È molto figo. Io ragazzi, prima di parlare di questo prodotto, voglio veramente, dobbiamo fare un plauso molto molto forte a tutti i corrieri, a tutta la Konami, che anche in questo periodo sta facendo un lavoro egregio e non sta fermando il proprio lavoro. Quindi ragazzi, ricordiamo sempre queste cose. Ma andiamo subito, get into it. E che cosa abbiamo in Dual Overload? Ma fondamentalmente 5 bellissime cose che nessuno vi ha detto e che noi vi andiamo a dire tutte qui raggruppate in questo video. La primissima qualità importante di questo prodotto è certamente il nuovo drago Link a 5 teste. Ora, il drago a 5 teste sappiamo benissimo è sempre stato un fiore all'occhiello di Yu-Gi-Oh! Da quando è uscita Super Polimerizzazione è stato un punto esclamativo che potevamo fare contro i mazzi Dragon Link. Insomma, ci ha fatto vivere tantissime emozioni, ci farà vivere tantissime altre emozioni questo bellissimo mostriciattolino che vi facciamo vedere in grafica proprio in questo momento. L'effetto l'avete visto ragazzi, ovviamente come il drago, quello fusione normale, è un effetto molto difficile da applicare, ma se entra e funziona tutto ragazzi, spacca tutte le carte sul terreno dell'avversario. Questo è certamente un qualcosa di pesantissimo, un power creep che non si era mai visto ai tempi in cui era uscito il drago a 5 teste fusione. Tutto questo non poteva assolutamente essere contemplato. Oggi abbiamo tutta questa bellissima comodità, quindi certamente questo, signori, vi farà balzare dalla sedia e soprattutto farà rimbalzare indietro, oserei dire, l'avversario per tutto il potere che ha. Una carta veramente super potente. La seconda carta molto molto carina che andiamo a vedere, o meglio le altre carte molto molto belle per cui dobbiamo fare un applauso a questo prodotto, sono certamente le tante ristampe. Stanno per uscire delle ristampe che davvero, signori, ci avrebbero fatto spendere l'ira di Dio. So che ora stanno rivolgendosi in modi blasfemi alle loro divinità tutte le persone che hanno comprato queste carte nel momento della loro uscita, e mi sto riferendo, ma potrei parlare di tante carte, ne dirò tre visto che io personalmente sono stato uno di quelli che ha comprato queste carte quando erano 200 euro l'una. Parliamo di Impermanenza Infinita, pillola dell'evoluzione doppia e non pillola del giorno dopo come tanti di voi hanno sempre detto, Birboni, e soprattutto Castello di Stromberg. Ora ho un rapporto molto molto delicato con Castello di Stromberg, perché ragazzi, perché fa parte del mazzo che utilizzo io principalmente, cioè il Gren Mayu. Queste ragazze erano carte veramente a tanto tanto tanto. Castello di Stromberg, un playset, stava a 100 euro. Impermanence 150, pillola dell'evoluzione doppia, anche era arrivata sui suoi bei 60 euro, parlando sempre di playset. Dobbiamo ringraziare Duob perché colerà a picco il loro prezzo dal momento che sono delle ristampe grazie a Dio in rarità abbastanza minore, perché Impermanence era solo Secret. C'erano state delle ristampe ma che poco e niente avevano cambiato la sostanza. Castello di Stromberg solo Secret, pillola solo Secret, capite benissimo signori, servivano assolutamente queste piccole printate in meno, e quindi grazie al cielo signori, proprio in questo prodotto abbiamo questa feature che è, guarda ragazzi, bellissima, veramente molto molto bella. Al terzo posto non possiamo tralasciare un mostro Link che cambierà letteralmente una meccanica di gioco da troppo tempo sepolta viva in qualche parte della TCG e OCG. Parliamo della modalità di gioco con l'Equip Spell. Che cosa fa la signora Union Carrier? Da tanti, ripeto ragazzi, la state sottovalutando troppo, questa cosa non va bene. Perché? Perché Union Carrier ti permette di targettare un mostro sottoterreno ed equipaggiare un altro mostro o dalla mano oppure dal deck, ragazzi, dal deck sto parlando. E ci sono certi mostriciattolini che sicuramente non ricorderete, ovviamente, che se equipaggiati ad un certo mostro, o comunque se equipaggiati e basta, tagliano le gambe all'avversario per qualcosa. Per esempio i signori del Buster Blader, no? Quei piccoli coniglietti, micetti, cagnolini, chiamateli come volete, ma che cosa fanno se equipaggiati ad un mostro? Impediscono o evocazioni speciali o effetti dal cimitero. Quindi capite benissimo che potrebbe diventare stable in tantissimi deck Link, ma potrebbe aiutare tantissimo con quelle piccole deck a far fuori l'avversario in ogni effetto che attiva. Per certi deck come Shadow per esempio potrebbe essere un macello, per certi deck come il Dragon Link potrebbe essere un altro macello. Quindi signori,
Non sottovalutate assolutamente questa carta, anche considerando il piccolo dosaggio di mostri che serve per rilincarlo, per andare dentro di lui. Assolutamente non mi fate arrabbiare, state attenti. E andiamo ragazzi, questa era la medaglia di bronzo. Vediamo al secondo posto quello che possiamo andare a trovare. Questa volta non parliamo di una carta o di certe carte, ma parliamo sì certamente di alcuni mostri che trainano tutto un pacchetto di strategie, ma parliamo soprattutto di un deck che si può fare, cioè il deck tra virgolette Simorg, anche se sappiamo benissimo ci dobbiamo mettere dentro tante altre cose. Però ragazzi, questo deck insomma, con l'uscita di un link specifico, ossia il signor Simorg, re degli uccelli o uccello dei re che dir si voglia, è un po' cacofonico in entrambi i sensi, un possibile piccolissimo deck che può fare un board di negazioni letteralmente infinite. Come state vedendo signori, ci sono cose pesantissime, c'è il signor Cyber Drago infinito onnipresente, c'è il Link che può fare bellissime cose, poi ci sono quegli altri due mostri ciattolini sempre appartenenti al regno degli uccelli. Signori, infinite negazioni, i control si rimpinguano ancora di nuovo, e la cosa più brutta sapete qual è? È che adesso con la Master Rule 5 carte come Cyber Drago infinito potranno tornare tranquillamente sul terreno. Quindi in definitiva questo sta al secondo posto, perché anche qui è un deck che dovete imparare a controllare la potenza e nulla senza the control. Fosse stato per me l'avrei messo al primo posto, ma al primo posto c'è solo un mostro, sapete benissimo qua di quale mostro sto parlando. Mo mi comincio a agitare, state calmi perché comincio un attimo ad avere quella cosa, potrei cominciare a incespicare, fare, perdonatemi, so che è poco professionale, ma il mostro di cui stavamo parlando da mesi, se non anni, almeno due anni ragazzi, mai dimenticherò quando a maggio 2018 iniziai a vedere questo mostro e a dire che bello, tra qualche mese ce l'abbiamo. Due anni dopo, no? Crash, no? Tipo Jack e Dexter, Jack 2. No, tranquillo, avremo questa carta in un battibaleno. Due anni dopo, so che te l'aspettavi che era al primo posto, era assolutamente telefonato, ma ovviamente non può che essere così, è una carta che rivoluziona letteralmente tutto il gioco per un semplice motivo, è molto semplice ragazzi, le cose più belle nella vita, ricordate, sono molto molto semplici. Perché? Perché evoca un tuner dal mazzo. Potrebbe evocare per esempio Glow Up Bulb, roba assurda, e così via ragazzi. Quindi immaginate le possibili combo che si possono fare. Dragon Link può essere ancora più potenziato, Shadow Invoked può essere potenziato, solo andando a parlare delle ultime nostre uscite cari ragazzi. Però è un mostro che di sé per sé va a potenziare praticamente tutto, che rinforza quasi tutti i deck del mondo, se includiamo il fatto che con la Master Tool 5 ci sarà dato un'altra ondata di potere a tutti i deck dormienti. Capite benissimo che questa carta sarà letteralmente ricercatissima. Mettetevi l'anima in pace se sarete dalla parte del compratore, non la vendete a pochi spicci se siete dalla parte del venditore, a meno che non la state vendendo a una ragazza, e lì sappiamo benissimo che, cioè, si possono fare tanti compromessi. Ecco, con le ragazze il trucco è questo ragazzi, compromessi. E Needle Fiber, qui chiamato Hulky Fibrax, vi aiuterà tanto tanto tanto. Sbusteremo assolutamente, mi raccomando signori. Ovviamente vi ringraziamo per aver seguito questo video, vi invitiamo, se volete supportarci, ad andare sotto in descrizione, perché sotto potrete trovare il link per entrare nel gruppo dei campioni over, e soprattutto coloro che sono nel gruppo dei campioni over riceveranno in giveaway le carte più forti che troviamo in Dual Overload. Sì ragazzi, sì, devo essere pazzo, ma se trovo Needle Fiber, sapete benissimo io sono fatto così, se ci date fiducia noi diamo fiducia al triplo. Ma ragazzi, in qualsiasi modo vogliate supportare questo canale, grazie, perché voi state investendo nella nostra capacità di fare video e ovviamente ci permettete di rimanere qui su YouTube. Quindi grazie, grazie, grazie ancora. Noi ci vediamo al prossimo video. Ragazzi, veramente passerà tutto perché saranno 2-3 settimane massimo. Quindi ragazzi, state tranquilli, al massimo ci siamo sempre noi su questo canale e rimaniamo, come sempre, soprattutto in questo momento, stay over, stay over, stay over.